andiamo con la terza categoria, che è il miglior supereroe. Il miglior supereroe. Mara, leggiamo le nomination. La prima nomination, i cosplayers. I cosplayers. Si chiamano cosplayers e sono persone che hanno la passione di vestirsi come i supereroi dei loro cartoons preferiti. La moda sta letteralmente dilagando in Oriente, in Giappone in particolare, ma comincia ad affacciarsi anche qui in Europa. La cosplayer più popolare al mondo è cino-americana e si chiama Yaya Han. In questi giorni Yaya Han è a Milano, ospite della rassegna Cartoomix 2007, dove ha attirato una grande folla di curiosi. E insomma, pare che anche da noi c'è tanta gente che vuole diventare cosplayer, ma perché? Ma chi glielo fa fare? Ma non hanno niente di meglio da fare? Ma vadano a lavorare, va? Passiamo allo sport. Fammi ringraziare Giuliano Giubilei, che si presta sempre a queste cose con grande spirito. Noi non offenderemo mai i cosplayer. Chi ha vinto? And the winners, i cosplayers. Cosplayers! Grazie. Perché secondo noi dell'Academy non c'è niente di male a vestirsi come cartoni animati. Luca Giorato lo fa da molto prima dei giapponesi. Tesarone! Senti, adesso ti devo presentare una persona particolare, straordinaria. Lei è la regina mondiale dei cosplayer. Lei è bella con pochi vestiti, ma ancora più bella con i vestiti degli altri. Yaya Han! Yaya Han! Ritira il premio! Yaya Han! That's for you. Okay. Thank you very much. Thank you. This is a great honor, and I'm accepting this in the name of all cosplayers. Lo accetto a nome di tutti i cosplayers. Grazie mille. Bene, ragazzi, ringraziamo Yaya perché ha spostato un precedente impegno, doveva andare a cena con Ollie e Benji, invece lei è qui con noi. No, cos'è il cosplayer? No, esattamente per capire, io non, la filosofia dei cosplayer qual è? Well, cosplay derives from cosplayer deriva da costume and playing, e tutti i cosplayers sono i fan del manga, degli anime o storie di fantasy, e traggono ispirazione dai personaggi dai quali sono attratti, vogliono crearli e vogliono essere parte di questo mondo travestendosi proprio come i loro personaggi preferiti. Quindi c'è tanta passione, tanta creatività. I Pokémon, è vero che sono gay? È vero questo? Sì? Sì. Credo che alcuni di loro lo siano. Pazzesca questa perché roba. Perché io adoro Pikachu. Anche tu? Adoro. Ah, Pikachu è fantastico. Pensa che è gay. Pensa che è gay. Ma non è un problema. Anche lei. Qual è il personaggio, insomma, da cui ti sei trasvestita oggi? Io sono vestita da Lamu. È un personaggio dell'anime. In Italia è conosciuto come Lamu, anche se in inglese si dice Lam. È una principessa che viene dallo spazio. Quanto guadagna un cosplayer di successo? Ah, perché li pagano? Certo. Ah, sì. Actually, this is more of a hobby than a per loro è un hobby più che una professione. America, attualmente in America, non si trasforma questa passione in una professione. Ci sono tanti eventi, tante convention, lo faccio soltanto per moda. Tu lo fai per passione? Sì, decisamente sì. Tu, sì. Per,
tu di lavoro cosa fai? No, no, di lavoro, di tuo lavoro cosa fai? Actually, currently I am al momento sono un costume designer freelance, per cui le persone possono chiedermi di indossare degli abiti. Io lo faccio per delle società o per dei privati, quindi indosso dei costumi. E fatturi, paghi la ritenuta, fatturi, paghi l'impa. No, no, Predolino non ha capito niente. Naturalmente sì, naturalmente sì. Se io l'anno prossimo dico a lei di farmi un vestito, gentilmente, esatto, lei lo e ve lo indosso, io vinco, giusto? Cioè nel senso che non è il costume chi vince, non il personaggio, giusto? Tutti lo potrebbero indossare, no? It is the cost what? Come again, Katia? Mi sa che ci siamo infilati in un vicolo cieco. Andiamo a bere qualcosa, io mi vesto da brigante. No, lei si ma veste lei è venuta vestita così per fare un favore. Ma mica ti ha chiesto dove vai tu, no? Scusa. Ma io non vado vestito. Scusa, che ragionamento è? Ma scusa, ma cerchiamo di stare nel seminato. Scusa. Sei sposata, sei fidanzata. La traduzione. Hai un sì, boyfriend. Sono fidanzata. Che personaggio è? Anche lui è un cosplayer. Che personaggio è? Candy Candy. Your boyfriend. Fidanzata. Scusa Gene. Sì, dimmi, dai. Però nei tre... aspetta che c'è la traduzione. Aspetta, c'era Adriana. No, scusa. La traduzione. No, prima Evaristo. Madonna, come siamo confusi oggi, sì, una roba. Veramente. Traduzione, dobbiamo dare il tempo alla traduttrice a parlarle. Ma la traduttrice. Ma cosa okay. pensi che abbia tradotto quello che ha detto lei? Guarda che ha detto tutte robe a vanvera, eh. Di cos'è? No, volevo dire, nei travestimenti la donna fa la donna, l'uomo fa l'uomo. Sì. Sì. Lui vuole sempre puntualizzare sì. queste cose. Sì. Vedi che sei antico, sei antico. Sì. No, ragione, sì. perché è vero, l'uomo si veste da un personaggio maschile. Go ahead. Yes. Yes. Sì, qualche volta scambiano, è molto comune che una ragazza si travesta da ragazzo e il contrario. In a full dress and, vabbè, ma quello anche da noi yeah, in Italia. Alcune volte è davvero molto strano, ma accade anche molto Parlamento. Spesso. Anche il Parlamento, sì, certo, come no? Cosa voglio dire? Fai una americano. Domanda a Tiglio. A me così... piace moltissimo questo personaggio. A me piace anche molto. Dei personaggi dai vestiti si prende spunto per farli diventare dei cartoon? Credo di sì. Sì. Posso fare una domanda seria? No, aspetta, scusa. Aspetta, c'è la traduzione. La traduzione. Finora è successo il contrario, cioè sono i personaggi che hanno ispirato i cosplayer e non il contrario. Non ho mai sentito dire che sia accaduto il contrario. Però non è escluso che possa accadere. Naturalmente. una domanda seria, perché no, sembra che uno dica venga qui a dire cazzate, ma questi no. costumi si portano con la biancheria intima o senza? tu sei un infame, hai capito? Tu sei il vero infame. Io volevo farti una prova perché tu sei cinese. Grazie. No, è una prova. Allora, la prova è questa. Tu sai che in Cina c'è questa mania un po'... Beh, giapponese. Ah, ok. Tu devi riconoscere qual è il prodotto italiano e tu devi... cioè, il clone cinese. Tu devi indovinare qual è l'originale. Allora, questa è la 500, una è italiana e una è il clone cinese. Qual è delle due? Italiano! Ma non avevo dubbi. Sì. Dai. Questa è italiana, perfetto, andiamo avanti. Scusa un attimo. Adesso la pizza margherita, quella è italiana e quella è cinese. Italiana. Italiana, bravissima. Origine. Vediamo poi. Una borsa di Prada. Quella è italiana e quella è cinese. Quella è cinese. Brava, grazie mille. Aia, sei stata fantastica. Aperto. Un bacione.